Amici di Attisport 24, bentornati in nuova puntata di 2 metri la pallanuoto vista da vicino. Andiamo oggi ad occuparci delle vicende del Boiasco 1951 e per farlo è venuto a trovarci l'attaccante mancino della formazione Ligure, Thomas Tabbiani. Ciao Thomas, ben trovato, è un piacere averti in nostra compagnia. Ciao Andrea, ciao a tutti, grazie per l'invito. Iniziamo la nostra chiacchierata dall'ultimo risultato, il netto successo interno ottenuto ai danni dell'area Rinantes Imperia. Con quali indicazioni lo avete archiviato? Allora, innanzitutto questo successo non è il primo che arriva dopo, diciamo, l'unico passo falso che abbiamo fatto, che è stato a Como. Da lì abbiamo cambiato assolutamente rotta e ci siamo guardati tutti in faccia e abbiamo iniziato a lavorare sempre più duramente per raggiungere i risultati che secondo noi sono quelli che ci appartengono. Infatti, da lì abbiamo iniziato a vincere le partite con diciamo 5, 6, 7 gol di scarto, che secondo noi sono i gol che rappresentano la differenza fra la nostra formazione e le altre. Il successo, diciamo, viene come sempre dalla settimana. Gli allenamenti sono stati compiuti con un eccellente impegno, con un'eccellente voglia, grazie al nostro allenatore, grazie a tutti i compagni che si impegnano sempre al 100%. Quindi, se mi chiedi qual è il motivo del successo, per me è sempre l'allenamento e la voglia di arrivare, la voglia di fare il risultato. Poi le cose tecniche, come possono essere la difesa o l'attacco, sono sempre in secondo piano. Se non c'è la testa, non si arriva da nessuna parte. Assolutamente, assolutamente, anche perché poi in un campionato dove nessun risultato è scontato, basta un calo di tensione e la frittata è bella e fatta. Esattamente, l'abbiamo visto sulla nostra pelle. E comunque abbiamo fatto un risultato che sicuramente non era quello che ci aspettavamo, ma non ha assolutamente precluso nulla per quello che riguarda il nostro cammino, e infatti ne siamo consapevoli. E come dici tu, il campionato di A2 è un campionato davvero, davvero bello perché ogni volta che scendi in acqua non sai mai come può finire il risultato. Quindi diciamo che secondo me, se dobbiamo fare anche un paragone con il campionato di A1, sicuramente a livello di emozioni è forse il campionato più bello. Certo. Il match con l'Imperia ha segnato anche il tuo rientro dopo i problemi che ti hanno costretto allo stop ai box. Come hai ritrovato la squadra? Guarda, questi problemi ho avuto un mese incredibile da raccontare, ho avuto un susseguirsi di problemi che possono andare da aver contratto il Covid, aver avuto la febbre ed essere stato fermato dal medico dello sport per colpa di una lieve miocardite diagnosticatami intorno a gennaio che mi ha costretto a fermarmi. E quindi poi dopo esami, esiti di esami, siamo riusciti a capire che non aveva creato nessun altro problema e sono riuscito a rientrare. La squadra, posso dirti che l'ho ritrovata, ma non l'ho mai lasciata perché comunque andavo spesso in piscina e andavo spesso in piscina sia per stare con i compagni, sia magari per farmi due vasche sciolte. E quindi era, diciamo, la squadra è sempre stata sul pezzo e anzi ha reagito molto bene perché è stato un periodo di assenze non solo mie, ma anche di alcuni miei compagni di squadra che per colpa di questa situazione non sono riusciti ad allenarsi e quindi la squadra in questa difficoltà ha reagito benissimo e lo dimostrano i risultati che abbiamo fatto. Certo. Che cosa avresti risposto se qualcuno a inizio annata ti avesse detto che dopo 14 partite eravate primi in classifica di imbattuti? Io guarda, è da inizio anno che non sono mai scaramantico. Io non mi nascondo dietro un dito e il nostro obiettivo è quello di arrivare primi e vincere il campionato. Non mi interessano le cabale o altre cose. Quindi se mi chiedi se me lo aspettavo, in base alla scelta che ho fatto e che ha fatto tutta la squadra e la società, sì, mi aspettavo di essere qui e sono orgoglioso di essere qui, ma ovviamente non è ancora detto a nulla perché ci sono ancora tantissime partite, ma la nostra intenzione è quella di scendere in acqua ogni sabato e puntare i 3 punti per poi arrivare a fine anno a poterci giocare le partite che contano per la promozione. Beh, permettimi la battuta per la chiarezza delle idee e la forza con la quale le sostieni. Sei una specie rara in un mondo in cui si ricorre a riti pre-partita e post-partita di ogni sorta.
Sì, è un mondo lo sport, sia la pallanuoto soprattutto, ma anche tutti gli sport, pieno di, sì, come dici tu, riti, cabale, eccetera. Io non ci credo molto a questo, credo molto che se uno ha un obiettivo a inizio anno, quello che viene è ovviamente non è una cosa casuale oppure dovuta a buttarsi in acqua per ultimo o a stringersi il costume con la mano destra o con la mano sinistra. Quindi per me il lavoro è molto importante, l'allenamento è molto importante, quindi credo che se a inizio anno ci siamo guardati in faccia e parlati, abbiamo detto che il nostro obiettivo era uno e lo stiamo perseguendo nel miglior modo possibile. A questo punto non posso non chiederti se sei sempre più convinto della scelta fatta di tornare a Bogliasco e di ricongiungerti anche, correggimi tu se sbaglio, con tanti ragazzi che sono stati i tuoi compagni nelle giovanili. Assolutamente sì, ovviamente non è stata una scelta semplice perché comunque l'anno scorso abbiamo fatto, diciamo, è lo stesso anno come quest'anno, perché comunque anche l'anno scorso era un anno di cavalcate per arrivare a vincere il campionato, arrivare in Serie A1 e anche quest'anno l'obiettivo è lo stesso. Sicuramente il fatto che in squadra ci siano compagni con cui ho militato nelle giovanili quando abbiamo vinto il campionato Under 20 a Bogliasco, mi ha assolutamente aiutato in questa scelta, perché oltre a essere dei compagni di squadra su cui posso sempre contare, sono anche dei grandi amici. Poi ho trovato anche, oltretutto, il mio allenatore Gianmarco, che ora è il mio compagno di squadra, e quando invece abbiamo vinto il campionato era il mio allenatore. E assolutamente sono convinto fermamente di aver fatto la scelta giusta e di aiutare con tutte le mie qualità, le mie possibilità, il Bogliasco a ritornare dove merita. Si torna in acqua, sabato arriva alla Vassallo la President Bologna. Che tipo di partita ti aspetti? Allora, la Presidente Bologna è una classica neopromossa tipica, perché comunque ha dimostrato durante tutto il campionato di poter mettere in difficoltà qualsiasi squadra, come abbiamo visto nell'ultima partita, ha messo in squadra i nostri cugini del Camogli, quindi che sono una formazione molto valida. Anche all'andata abbiamo avuto comunque non poche difficoltà, ci hanno tenuto testa molto bene per diciamo, i primi tre tempi, poi la qualità è emersa durante il quarto e anche forse la preparazione fisica. E assolutamente mi aspetto una partita non per niente facile, dobbiamo affrontarla come affrontiamo ovviamente tutte le partite, con testa e con un primo approccio che è sempre fondamentale, soprattutto in casa nostra, che ne abbiamo fatto un fortino perché non abbiamo ancora perso nessun punto. Quindi penso che la mentalità che ci contraddistingue dovremo metterla in acqua anche sabato e partire dal primo minuto senza pensare a nient'altro. Quali saranno i fattori su cui si deciderà la conquista o meno dei 3 punti? Le chiavi della gara, sia dal punto di vista Certo. tattico che psicologico? Psicologico, io penso sempre che quando una squadra gioca in casa debba creare soprattutto diciamo, un'impronta mentale nella squadra avversaria di difficoltà proprio di portare a casa i 3 punti. Ovvero se tu inizi la partita con una mentalità vincente, con magari iniziando con quei classici 2 o 3 gol di scarto, facendo capire che non c'è trippa per gatti, diciamo, in modo poco tecnico, questo è un fattore molto importante. Poi, per quanto riguarda il fattore tecnico, loro hanno giocatori molto validi sia in difesa che in attacco, anche e soprattutto al centroboa, che ci ha messo in difficoltà molto all'andata. Abbiamo preparato questa partita appunto cercando di limitare i loro punti di forza e cercando di esaltare invece i nostri. Quindi sarà una partita sicuramente complicata, ma penso che grazie alle indicazioni del mister e all'impegno dei compagni possiamo mettere in pratica quello che abbiamo detto questa settimana e portare a casa i 3 punti. Va bene, siamo così al termine della nostra chiacchierata. Ringrazio Thomas Tabbiani per averci fatto compagnia e do Grazie appuntamento ai a nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Thomas, alla prossima. te, Andrea. Ciao Andrea, ciao a tutti, grazie.